I lavori sono stati ultimati, la consegna ai legittimi assegnatari, spiegano dalla Regione Puglia, potrà avvenire anche nei prossimi giorni. Per 24 famiglie barlettane volge finalmente al termine l'attesa per entrare in possesso degli alloggi di edilizia popolare costruiti alla periferia della città, tra via Barberini e via Velasquez. Un iter farraginoso lungo quasi 10 anni che ha rischiato di estromettere il comune di Barletta dalla ripartizione dei finanziamenti destinati alla costruzione di nuove case popolari. Siamo qui a celebrare finalmente nei prossimi giorni la consegna ai legittimi assegnatari di questi 24 alloggi popolari che hanno avuto un iter abbastanza burrascoso. Siamo partiti dal 2010 con riconoscimento nel piano di edilizia nazionale di un fondo pari a 97 milioni di euro per la Regione Puglia. Regione Puglia che ha distribuito questi fondi nel programma di edilizia di residenziale pubblica ai vari comuni della Regione Puglia che ne hanno fatto richiesta. In un primo momento il comune di Barletta era stato escluso da questo beneficio, poi grazie all'intervento da me sollecitato dell'epoca assessore all'urbanistica Angela Barbanente siamo riusciti a recuperare delle economie su questi 97 milioni di euro e sono stati assegnati alla città di Barletta 3 milioni di euro per la realizzazione di questi 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica. Dai pannelli solari montati sul tetto al posto auto riservato all'ingresso dello stabile. Si tratta di case moderne dotate di ogni comfort, conclude Caracciolo, pensate anche per le esigenze delle persone diversamente abili. Questi alloggi, oltre ad essere costruiti a misura per i disabili, ci sono 2 appartamenti a favore dei disabili, altri appartamenti di varie metrature, dei 50, 55, 60 metri quadri per le famiglie più numerose, hanno la possibilità di godere di benefici del risparmio energetico, di presenza di pannelli solari, pannelli fotovoltaici, della raccolta delle acque piovane, in più è previsto un box per ogni appartamento, oltre a un posto auto, per cui mi sembra che si concretizza con i fatti il sogno di una vita per queste famiglie che attendevano da troppo tempo la realizzazione del loro sogno.